Da questo momento in poi siamo una squadra. E come vedete, mentre ecco Isa ha parlato al microfono e vi ha dato il buongiorno, noi in classe siamo in tre. Laura, che è una videomaker. Una stalker. Esatto, sarà la vostra stalker di fiducia. Esatto. Voi fate finta che non esiste, perché lei per tutta la settimana vi viene con sta telecamera in faccia, quindi non vi addormentate, non fate cose brutte perché Laura vi riprende. Se non ci fossero persone come questo uomo qua, bello come il sole, che invece è un disegnatore, è un animatore. Quello scudo è uno scudo vero? No. Quello scudo? No. Quello scudo è animazione che interagisce con un attore davvero, ok? Quando Spider-Man vola tra i palazzi è animazione 3D costruita dentro il computer che vola tra i palazzi di New York. Quando poi Spider-Man, dopo essersi lanciato dai palazzi, arriva a terra, quell'attore che arriva a terra poi è un attore in carne ed ossa. Secondo voi quando nascono i cartoni animati? Quando li fanno? 1926. Io lo so. Un ragazzo, che piano piano sviluppa l'idea. Chi l'ha disegnato questo cinghiale secondo voi? L'uomo primitivo. Giuseppe. Rupestre. Chi l'ha detto pittura rupestre? Il teatro delle ombre è una forma d'arte che assomiglia tantissimo al cinema di oggi. Avete ipotesi su che cos'è l'illuminismo? No, non è la prima setta. Forse vengono illuminate le immagini? No. L'uomo inizia a applicare il ragionamento scientifico a ogni ambito del pensiero. Il nostro occhio è stato concepito per immagazzinare una certa quantità di luce. Oltre non ce la fai, è proprio troppo. Sapete una macchia nera? Sì. Io vedo verde. Prendo un dischetto di cartone e da una parte ci disegno un uccellino. Dall'altro lato di questo disco ci disegno una gabbia. Poi ci lega un elastico. Oddio! Quando la velocità è maggiore di un ottavo di secondo, le immagini si fondono insieme. È alla base del cinema, della televisione, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Qualunque cosa sia immagine in movimento, vuol dire che sono tante immagini, una dietro l'altra, a una velocità maggiore di un ottavo di secondo. Capisci? Ci sono due fratelli, sempre a Parigi, guarda caso, perché poi sembra che la Francia è un po' il centro del mondo in quegli anni. Questo è il primo film della storia dell'umanità, l'arrivo di un treno in stazione. L'avete mai visto questo? Questa è la storia. Affascinante, eh? Un applauso! Esattamente nel punto in cui avete applaudito tutti gli spettatori della prima cinematografica di questo film, non c'erano più in sala? Ah, perché sembrava che gli stesse venendo il treno addosso. Esatto. Li metti insieme, li frulli, vai, e esce fuori un cartone animato. La prima apparizione di Topolino si chiama Plane Crazy, in italiano l'aeroplano pazzo. Champagne. Il primo film sonoro della storia dell'umanità. E guarda caso, la prima cosa che ha fatto Polino fischia, fa musica. Walt Disney capisce che se noi creiamo prima la colonna sonora e poi facciamo muovere i disegni sulla colonna sonora, tutto va perfettamente in sincronia. Vedete come sono disegnati un po' strani? Sono trasparenti!
Questa è una fase che si chiama pencil test, perché uno studio che fa Walt Disney è quello sulla densità dei corpi. Prima arriva Leonardo e poi arrivano i capelli. Leonardo, dammi un cazzotto. Piano. Leonardo salta di nuovo. Prima di compiere un'azione, noi compiamo sempre un'anticipazione del movimento, cioè Leonardo ha caricato, ha tirato indietro il pugno per saltare. Non è che noi possiamo saltare da fermi, noi siamo costretti prima ad andare giù e poi andare su. Questo è Jack Skeleton. Nightmare for Christmas. Lui è un personaggio reale, questo non è stato disegnato. È un bambolotto alto circa 30 cm, così. Bello, beh? No. Toy Story, anche questo. Sei emozionato? Visto, ma tanto non lo vedo, madonna. È il primo film in computer grafica della storia. I ragazzi volontari di Avis vi spiegheranno perché è meglio scegliere una storia piuttosto che l'altra a valorizzare il tema del dono. Ascoltiamo le storie. Le gattelici vivono in un in un pianeta chiamato Gattelicilandia. Ci sono due turisti che stavano passeggiando in giro per il bosco. Arrivati in cima, cascano in un burrone. Un giorno di Natale c'era un taglialena che aveva molto freddo e quindi decise di andare a prendere la legna nel bosco. Al momento del tramonto, in cui il sole va a dormire, si svolse la guerra marina tra i Marsub e il Corallo Band. Questa storia parla di due di due sorelle che vorrebbero partecipare a un concerto. Parla di una stella marina che in un giorno normale sta praticamente facendo un giro nel mare. Un giorno andò nel bosco e mentre camminava vide in un cespuglio muoversi e trovò due animali, un gatto e un lupo. Un musicista che arriva su un pianeta di supereroi. Aveva un figlio di nome Yusuf Junior, gravemente malato di gelatite. Era una malattia che lo faceva diventare un gelato per ben 3 giorni. Una macchinave con all'interno dei Cola Turbo, che sono degli extraterrestri a strisce colorate. È una bella storia che fa uscire fuori, valorizza la solidarietà, il bene per gli altri, il senso del dono. Leonardo. Leonardo e Aurora. Io parto per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Mi piacerebbe matchare qualche personaggio in alcune storie e metterli insieme. E quindi questo fatto del taglialegna, che insomma questo signore anziano che va a levare legni per disboscare la foresta, è un qualcosa che potrebbe rimandare a una critica del disboscamento. Però essendo che c'è questo elfo che gli dona un'ascia, potrebbe essere qualcosa di magico dove questo signore anziano, quando taglia un albero, ne ricrescono altri 3. Così che dà un senso alla storia. All'inizio l'avevamo pensata come una stella e poi gli altri personaggi erano tipo dei pianeti. Abbiamo deciso di cambiarla e farla nell'habitat. Salute. Grazie. Proviamo a scrivere una scaletta, vediamo dove ci torna. Laddove c'è qualcosa che non vi piace, non vi torna, cerchiamo di aggiustarla insieme. Partiamo dall'idea di Aurora. C'è un bosco ormai circondato da città e dalla cementificazione. Cioè, potrebbe essere che anziché il gatto si potrebbe mettere un cagnolino, perché almeno il taglialegna va a prendere la legna proprio per fare una cuccia. Secondo me ci sta mettere più animali facendo un molteplice gesto e in cambio questi animali gli danno appunto quest'ascia. Mente butta giù un albero dove viveva lo scoiattolo, e poi lo scoiattolo non ha più la casa. Sta mangiando tutta la foresta, quindi decide di fare una manifestazione. La sceneggiatura è tutto quello che accade in un certo momento, in un certo luogo. Per esempio, tutto quello che è ripreso da questa telecamera, in questo momento, in questo luogo, è scena 1. Vediamo un frammento di città
Quindi il titolo è Scena 1, Bosco, Esterno, Giorno.